Gentili spettatori, un cordiale saluto. Immagini che vi giungono in questa pregiata cartolina dal Friuli, dal lago di Ragogna, la campagna circostante in occasione del campionato italiano. Nella prima giornata è una Coppa Italia, prova con mountain bike, e siamo in compagnia di Pietro Illarietti, che ci condurrà in questa disciplina che fa parte di quella dozzina di intelligenze che l'uomo ha, e tra queste 12 c'è quella spaziale, riferita proprio all'orienteering. Per la parte tecnica abbiamo Maurizio Piergentili. Allora, Pietro Illarietti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie della gentile ospitalità. Assolutamente, andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Il saluto del territorio aspetta al sindaco Paolo Menis. Sì, il saluto a tutti gli appassionati dello sport orientamento. Il Comune di San Daniele è lieto di ospitare questa gara, questa bellissima gara di campionato italiano. È un territorio che si presta per questa attività perché ha delle peculiarità ambientali e naturalistiche particolari, molto variegate nella loro conformazione. Di questo facciamo una nostra forza per poter richiamare manifestazioni sportive, culturali, eventi di ogni tipo, e credo che questa gara di odierna si collochi proprio in questo ambito. Tracciatrice della gara sprint è Clizia Zambiasi. Cosa ci aspettiamo oggi? Oggi ci aspettiamo una gara velocissima, con degli stacchi di punti tecnici ravvicinati, in cui ci sarà da fare una lettura molto attenta e dettagliata della carta, per poi concludere con un finale a tutta su una pista battuta per arrivare fino al traguardo. Specialità sprint, come spiegava proprio Zambiasi, abbiamo visto anche il tracciato in grafica, si sta approntando tutto quanto per far sì che il tracciato possa essere vissuto da almeno 150 concorrenti mountain bike. Poi nella giornata successiva invece il numero potrà crescere, ma soprattutto cresce quando si tratta di orienteering a piedi. Tu, prima di iniziare il commento di questa sintesi, mi hai dato delle informazioni che mi hanno sconvolto. Sì, ti hanno sconvolto forse perché in Italia è ancora poco conosciuto, ma come ti dicevo prima, l'orienteering all'estero è molto molto popolare, soprattutto nel nord Europa, dove arriviamo ad avere eventi con anche, ti dicevo, 20 o 30 mila partenti. Cito su tutti la Tiomila e la Jukola, che sono due staffette. Abbiamo detto San Daniele, terra davvero molto ricca di cultura, ma soprattutto di enogastronomia, e avete visto prima quanti prosciutti, e siamo alla partenza. Ricordiamo brevemente le regole dell'orienteering mentre vediamo Kevin Hasselberger, austriaco fortissimo, specialista dell'orienteering. Sì, allora, come vedete, Kevin Hasselberger ha appena ritirato la sua mappa. Tutti gli atleti della categoria elite partono in fondo, prima sono partiti, diciamo così, i master e poi anche i ragazzi, poi ora ecco i campioni dell'orienteering ritirano la carta, hanno pochi secondi per capire quello che è l'ambiente, quindi, come si dice tecnicamente, entrano in carta e poi partono. Ovviamente seguono una sequenza di punti che sono stati precedentemente fissati dal tracciatore. La mattina si posano i punti di controllo e gli atleti li devono andare a trovare in ordine. Oggi ci sono degli atleti che possono dare fastidio agli azzurri. Vediamo qui Marina Reiner, che assieme a Kevin Hasselberger sono arrivati dall'Austria per confrontarsi con gli italiani, perché il movimento italiano della mountain bike esprime dei numeri relativamente bassi, ma ha una qualità altissima. Qua Laura Scarbonati, medaglia di bronzo, ai mondiali del 2011 a Vicenza. Quindi è lei la donna di punta del movimento. Certamente dalla valle questa grande campionessa sono le punte di diamante per questa prima giornata, ma lo saranno anche per la seconda, come anche Milena Cipriani. Parlavamo di regolamenti, parliamo anche di lanterne, così sono definite praticamente i punti di riferimento, i punti sosta in cui bisogna dimostrare di aver effettuato il passaggio.
Certo, ovviamente e vanno. E ne abbiamo vista una. Esatto, vanno trovati tutti, altrimenti succede come nello sci, non si possono saltare le porte. Ovviamente poi ci sono degli elementi che contribuiscono a creare della confusione nella testa degli atleti, quindi l'abilità sta nel fare la testa, la scelta giusta nel momento giusto. Attenzione però a non andare troppo in acido lattico, altrimenti il sangue non arriva bene al cervello. Questa invece è una traccia GPS dove si confronta la prova di Luca Dalla Valle, l'azzurro, il leader del movimento azzurro, con Kevin Haselberger. È una lotta serratissima dove i due hanno continuamente, se le sono suonate di santa ragione, con continui sorpassi. Ovviamente le partenze sono cadenzate a intervalli regolari e sono su quegli intervalli che poi si va a fare la gara. Altra norma importante: non si può, come hai detto, saltare nessun tipo di punto di riferimento, quindi il tracciato deve essere completato e a questo punto non conta il tempo, o meglio, conta se si riesce a completare tutto il tracciato. Assolutamente sì, perché se tu salti una lanterna c'è la punzonatura mancante e quindi automaticamente vieni estromesso dalla classifica generale. Oggi si fa questa prova di Coppa Italia Sprint, quindi gara corta, è come se fosse una prova per velocisti. Conta la potenza nelle gambe, domani invece la resistenza fisica. Oggi una gara di circa 20 minuti, domani si potrebbe superare l'ora. Ho parlato di intelligenze e di intelligenza spaziale, che è quella proprio tipica dell'orientamento. È una dote innata, ma si sviluppa anche grazie all'esercizio visivo e ai punti di riferimento. Noi parliamo sempre di tracciati all'interno della natura, addirittura in notturna, ma diventa veramente fondamentale non solo la memorizzazione, quindi entrare in carta, come si dice in gergo, ma soprattutto avere dei punti di riferimento anche assai lontani per orientarsi. La bussola aiuta, ma fino a certo punto. Certo, a proposito di punti di riferimento, ti posso dire che la nostra Laura Scaravonati è partita con un errore, ha perso circa un minuto e difatti in questo momento è in seconda posizione e davanti a tutti c'è Marina Reiner. Invece è molto aperta la lotta tra gli uomini e Kevin Haselberger in questo momento fa segnare degli intertempi migliori, però subito dietro ci sono Luca Dalla Valle, Piero Turra e Riccardo Rossetto. San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, nel cuore del Friuli, Cristian Colombo. Questo è un atleta del territorio. Come vedi, ci sono anche degli atleti inesperti con delle biciclette non adeguate e ogni tanto questo è quello che può succedere, cioè vai a finire in mezzo ai cespugli. Qui arriva Alberto Betaz, valdostano con un passato in nazionale. Ecco, Betaz appunto. Pietro Illarietti prima faceva riferimento alle biciclette utilizzate. Illarietti è anche un esperto di ciclismo, ma qui la bicicletta come strumento conta davvero molto poco. Chiaramente uno come Haselberger cerca di curare ogni dettaglio, compreso quello della bicicletta, così avviene sugli sci quando c'è la prova. Certo. Con gli sci da fondo è molto molto stanco. Comunque Haselberger va a classificarsi l'atleta di Villach al primo posto, così la concittadina Marina Reiner. Villach è città che si trova a circa 12 km dal Tarvisiano. È facile per loro venire in Italia e confrontarsi con i nostri azzurri. Questo appena arrivato è invece il giovane Bettega, il futuro della mountain bike orienteering italiana. Mi parlavi del mezzo, in realtà ad alto livello poi anche il mezzo ha la sua valenza. Ovviamente le doti fisiche e la capacità di orientamento prima di tutto. Qui Laura Scaravonati. Scaravonati con 23 minuti e 46 fa parte della Forestale, è arrivata seconda. Arriva, questa è la sua storica rivale di sempre, almeno in Italia sono Milena Cipriani e Laura Scaravonati, non ce n'è tendenzialmente per le avversarie. No, al campo femminile no, qualche volta si inserisce qualche outsider, ma nessuno negli anni ha dimostrato la loro costanza.
Cipriani terza, 25-15, fa parte del Panda Valsugana. Un'altra atleta austriaca, Lisa Pirker, è folta la rappresentativa austriaca, perché come ti dicevo è bello confrontarsi con gli italiani, perché ti danno comunque, anche per gli atleti esteri, ti danno il polso della situazione, ti fanno capire a che stato di forma sei al momento. Qui abbiamo Piero Osti, possiamo già anticipare che si sono ben piazzati gli azzurri Riccardo Rossetto di Misquilenses e Luca Dallavalle di Gronalit, un argento ex aequo a 26.01. Il tempo di Hasselberger è stato 24.54. Esatto, Hasselberger oggi ha fatto venire fuori quelle che sono le sue doti di esplosività. Arriva dalla valle con questo stranissimo ex aequo, che non è, diciamo, una cosa comune, perché dopo 24 minuti di gara arrivare esattamente con lo stesso tempo non è comune. Di solito i distacchi si contano a manciate di secondi, assai raro. Intanto questa telecamera, ecco, questa è la classifica conclusiva che ci riepiloga la per quanto riguarda la classifica donne, la situazione del podio, e questo gli uomini. Ben due fatto, secondi. Sì, ben fatto, devo dire, da parte della Federazione Italiana di Orienteering, quello di concedere prima cavallerescamente la classifica donne e poi quella degli uomini. Non succede. Eccoli quasi qua. Mai. I nostri vincitori di giornata, sorridentissimi, e andiamoli magari. Qua invece c'è una fase di confronto, qua ognuno spiega gli errori, è molto utile questa fase. Sentiamo adesso. Kevin Hasselberger, today for you great victory here in Italy. Yeah, it was a quite good race today. I made only one small mistake, and it was a really nice terrain and really fast race. Sì, è stata una gara su dei terreni interessanti, molto veloce. I lost 1 minute or something in the course. È sempre bello venire a correre in Italia. Io sono alla ricerca della forma migliore, perché ci saranno per i campionati mondiali, e domani vorrei disturbare la lotta per il titolo tricolore. E Luca e gli altri saranno dei miei avversari. Sono molto attento però a cercare la forma per le prossime gare di livello internazionale. Marina Reinder, today in Italy against Laura Scarbonati, you win and are you satisfied? Yes, I'm really sì, satisfied. Sono molto soddisfatta. A great thing to è sempre una grande cosa vincere contro Laura, e quindi really sì, sono molto soddisfatta. Allora Laura, oggi ti aspettavamo e invece hai trovato un'avversaria molto tosta sulla tua strada. Sì, sapevo che Marina su questi terreni è molto forte, ci siamo visti in Danimarca alla Coppa del Mondo lo scorso weekend e ci siamo andate a battaglia là come qua, e oggi è stata molto brava, ha fatto una bellissima gara. Abbiamo sentito le voci dei protagonisti e l'austriaco Hasselberger faceva anche riferimento, Pietro, a un piccolo disagio che ha avuto durante la gara. Ciò nonostante, lo ricordiamo, ha vinto con un minuto e mezzo all'incirca di vantaggio. Certo, sì, quindi qualche errore capita, è difficile fare il percorso netto. Passiamo invece alla seconda giornata, sì. Qua siamo a Cimano. E qui siamo al campionato italiano. Questo è qua il ritrovo di partenza, arrivano i camper delle squadre, arrivano i pulmini e qualcuno arriva anche con la propria auto. Questo è Riccardo Rossetto che sta montando la sua bicicletta, e oggi è la gara che conta veramente, quindi gli azzurri sicuramente daranno il 100%. Tracciatore, Marirosa Heicic. Sì, Marirosa Heicic è triestina, qui invece Milena Cipriani che sembra molto rilassata. Ogni giorno viene allestito ovviamente un piccolo villaggio che poi scompare. Oramai ci siamo, gli atleti stanno per partire, scopriamo cosa succede nei secondi che precedono la gara. Eccoci, permesso. Allora, questo è il camper, quartier generale degli azzurri. Riccardo Rossetto, cosa stai facendo? Non si studiano le mappe prima di partire? Sono mappe diverse queste, sono mappe della Coppa del Mondo della settimana scorsa. E per quale motivo si studia una mappa di una gara precedente? No, questa particolarmente perché è bella, per cui non ha nessun valore per oggi, solo perché è molto tecnica. Eccoci, Piero Turra, che cosa stai studiando, Piero? Ma è un libro
giusto per rilassarmi prima della gara. Oggi c'è tensione? Ma se è un campionato italiano, è una gara importante, bisogna avere la giusta tensione per riuscire a fare bene, ma non troppa, per non incorrere in errori. Chi non sembra invece subire la tensione è Luca Dalla Valle. Allora, addirittura qua siamo nel bel mezzo di un sonnellino pre-gara. Luca, beh, disturbati un attimo per noi. Sì, non c'è niente di meglio che un buon riposino prima di una gara. Adesso mezz'ora prima di partire farò un po' di riscaldamento e poi mentalmente sono pronto, dai, diciamo. La cattiveria è quella giusta. Sì. In bocca al lupo, Luca. Scopriamo invece da vicino i mezzi degli azzurri. Come vedete, biciclette da mountain bike con montato il leggio. E qua invece si mette la cartina semplicemente via un velcro, si apre e ogni volta si mette e si toglie la cartina. Questo è un leggio che, come vedete, potete anche ruotare, quindi ovviamente il nord dove viene indicato, questa è la categoria, e i punti che in ordine crescente vengono poi individuati dagli atleti. Oh, mi ha colpito nella prima intervista l'atleta che stava ripassando un vecchio tracciato di una gara internazionale. Non è affatto inutile, pensandoci bene, Pietro, come diceva, perché è come studiare i tracciati di qualsiasi gara, fosse di automobilismo, come anche di sci, come anche di ciclismo, veramente. Perché poi alla fine... Sentiamo intanto i protagonisti. Tracciatrice poi della gara Prova Middle, che assegna il titolo tricolore, Marirosa Ekić. È stato un piacere avere l'opportunità di tracciare questa gara, perché grazie anche all'ottima intesa con Clizia e Zambiasi abbiamo cercato di valorizzare le caratteristiche di questo territorio, creando una prova in cui ci sia un mix di parti tecniche e parti fisiche e alternanza anche di ritmo nella gara. Ecco, quali aspetti vengono maggiormente presi in considerazione al momento della stesura dei tracciati? Innanzitutto abbiamo dovuto fare molti sopralluoghi ripetuti, perché il territorio comprende anche delle zone agricole in cui vengono effettuati dei lavori anche importanti, quindi modifiche di sentieri, di tracce. Abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di ripulitura di sentieri. E una volta che abbiamo ben analizzato tutto il territorio, abbiamo cercato di creare delle tratte in cui ci fossero delle scelte di percorso anche importanti, in modo che gli atleti potessero veramente tirar fuori le loro caratteristiche. E beh, quindi c'è anche una funzione ambientale, no, Pietro, nel ripulire i sentieri, nel tenere in ordine la natura. Ricollegandomi brevemente al discorso che avevo iniziato prima dell'intervista, legato proprio al ripassare comunque dei tracciati che non fanno parte di questa gara, perché è nell'istinto di un tracciatore alla fine trovare alcune soluzioni, e queste soluzioni inevitabilmente si possono ritrovare anche in altri tracciati. Certo, questo è un esempio di tracciato, in questo caso è la gara maschile Elite. Un'altra cosa che devi sapere è che i palati fini, gli atleti, quelli evoluti, sanno anche capire il ragionamento del tracciatore, quindi esatto, pensano, beh, se ha tracciato quella persona probabilmente mi farà fare questo tipo di scelta, quindi però lì andiamo molto molto sul complicato. Tutto serve, siamo in un tratto di leggera ascesa e pronti a partire adesso, esatto, per questo campionato italiano. Esatto, qui c'è quella tipica fase di, cioè, potremmo chiamarlo incolonnamento, dove gli atleti giungono nella zona di partenza, che tendenzialmente è situata qualche chilometro oltre quello che poi sarà l'arrivo. Ci si incolonna, si prende la propria mappa poco prima del via che ti viene consegnata, nessuno conosce i percorsi che ovviamente sono segreti, e quindi ecco qua, lui l'ha appena ricevuta, sta studiando anche solo i primi punti, dove mi dirigo, vado a destra, vado a sinistra oppure vado dritto, perché poi non è detto che per arrivare allo stesso punto due atleti seguano la stessa strada. Certo, qualcuno a casa probabilmente si domanderà, si appronta un tracciato, poi durante la notte chissà quanti escono dall'albergo e vanno a visionarlo.
Allora, c'è da sapere una cosa. La prima è che un comportamento del genere comporterebbe un'immediata squalifica. Esatto. La seconda è che l'ambiente dell'orienteering è fatto di persone serie, di grandi sportivi che amano la natura e divertirsi, e quindi di notte non vanno in giro a visionare i tracciati se non c'è la gara. Esatto, tendenzialmente questo è lo sport del fair play, dove la soddisfazione è battere il tuo avversario però con lealtà. Qua invece ci avviciniamo alla partenza dei big, e tra i big non possiamo che considerare lui, Kevin Hasselberger. L'abbiamo visto prima, il vincitore, ecco, un particolare... In questo caso, come vedi, la bussola è posizionata a fianco del leggio. Tu che mi chiedevi dove veniva messa la bussola. Allora, tra un corridore e l'altro viene inserito anche qualche altro partente di livello più basso, altrimenti potrebbe anche succedere che in gara dalla valle veda in lontananza Hasselberger e magari lo segua. Sfrutti la scia. Questo tendenzialmente non deve accadere, anche se poi capita che se dalla valle magari oggi parte e va fortissimo va a raggiungerlo Hasselberger, questo certo può succedere. Come può succedere anche nel caso di raggiungimento, lì si applicano le strategie. Sì, lì può succedere che due atleti si aiutino. Sì, anche. E si giochino tutto all'ultima lanterna. Sì, però se io ti ho raggiunto probabilmente ti ho già guadagnato un paio di minuti. Allora, le ultime due o tre lanterne, diciamo. Marina Reiner intanto pronta a partire. Sì, diciamo che anche lei oggi, nonostante abbia vinto la gara sprint di ieri, è sicuramente una delle favorite. Non lotta per il titolo italiano, ma per la conquista della gara odierna. Va a sistemare anche lei la cartina. Lascia il leggio, come avete visto, in modo obliquo. Sì, lì poi ognuno ha una sensibilità diversa. Questa è Milena Cipriani. Ognuno sceglie di... c'è chi ad esempio anche durante la corsa d'orientamento c'è chi tiene la carta molto spiegazzata perché in quel caso la cartina è libera, e invece c'è chi la tiene più estesa. Milena Cipriani viene dalla Valsugana, la sua squadra è il Panda Orienteering Valsugana guidato da Giuseppe Simoni. Eccola qui la nostra campionessa Laura Scaravonati, oggi con la maglia dell'Italia. Lei fa parte della forestale quota. Partita molto grintosa, l'azzurra, questa invece è un'atleta del territorio, Giuliana Zoppè. E anche lei ha avuto varie convocazioni in maglia azzurra, quindi Giuliana Zoppè che si prepara e sicuramente sarà un'atleta che vorrà far bene. Eccoci qua, qua invece siamo in pieno campo gara, come vedete prima sono i master, adesso anche i giovani sono già sul campo. Ecco, i grilli che abbiamo sentito sono stati messi come effetto in post produzione, poi per la costruzione di questa sintesi. A meno che non ci siano dei grilli di riferimento. Tracciato complesso, o meglio una gara complessa, è certamente quella che si svolge in notturna. Lì credo che sia il massimo dell'ostacolo, e soprattutto se è ricavata all'interno di fitta vegetazione. Sì, tieni presente comunque che le gare in notturna sono più una prerogativa della corsa d'orientamento. Attenzione perché questo è Piero Turra, gli intertempi dicono che non è partito molto bene, ha commesso un errore subito al secondo punto e adesso è all'affannosa ricerca di un intertempo che non sta venendo bene, quindi sta accumulando errori su errori, perché poi quando perdi, diciamo così, il feeling, il flow con la carta, a quel punto sei fritto. E siamo praticamente a metà gara. Eccolo qua, per quanto riguarda l'elite maschile. Piero Turra, una cosa invece che l'occhio attento ha colto è come invece Milena Cipriani sia, pur non essendo in testa negli intertempi, è quella che fa segnare i tempi migliori nei tratti di discesa. Quindi vuol dire che Milena Cipriani è una che non ha paura e si butta a capofitto anche nelle discese più tecniche. E ovviamente sono sempre secondi preziosi che si possono recuperare e spendere nella perfezione, nel perfezionare poi
il tracciato. Qui abbiamo visto la traccia GPS andare fuori del tracciato e rientrare fortunatamente nella direzione giusta. Sì, lì sta un po' la sensibilità, la freschezza e l'esperienza dell'atleta a capire quando ha commesso l'errore. L'importante è non perseverare nell'errore, perché altrimenti il tempo che si perde è veramente. E non vi dovete lasciare ingannare, intanto Laura Scaravonati, perché per una facilità di ripresa, ovviamente siamo nel sentiero, ma il tracciato non segue sempre i sentieri. No, non segue sempre il sentiero, sono consentiti i tagli. Come in questo caso che si lascia il sentiero. Esatto, vogliamo anche però ringraziare l'operatore che ha avuto la bravura di trovarla nel punto giusto e poi di seguirla. Poi è tornato l'operatore? Ma non lo so, ringraziamoli direttamente, sono Claudio Russo, Francesco Buffa e Lino Santoro. Un contributo speciale è venuto anche da un appassionato di orienteering che si trovava nel bosco e ci ha fornito alcune immagini, lui è Luciano Sonda. Questo ha a significare come il lavoro coinvolga tutti, veramente tutti. Alberto sì. Bettaz intanto. Sicuramente è stato un lavoro di team molto complesso, perché trovare l'atleta lungo questo percorso non è sempre facile. È la volta di Marco Zen che si affida a un veicolo, a una bicicletta non specialistica. Forse anche i calzoncini non sono proprio quelli della Valle, lo vedo molto molto convinto. Sì, convinto, tu riesci a vedere la direzione, quindi convinto nella direzione da seguire, io l'ho visto molto convinto sui pedali. Sì, convinto nei pedali, nel senso che se lui sta pedalando così forte vuol dire che sa dove sta andando. Sì, perché a volte invece quando ci sono dei momenti di difficoltà, allora anche la pedalata è più lenta, ma perché la testa è impegnata a cercare un nuovo punto di riferimento sulla mappa. Ho notato inoltre che gli atleti più esperti tengono un punto metallico sulla mappa e quindi lo posizionano ogni volta quando transitano in un posto, in un punto segnano di essere, così non si perde il contatto visivo con la carta. Ci spostiamo nel frattempo in zona arrivo con queste immagini dal drone e arrivano. Sprint, eccolo. Di Luca Dalla Valle che va a vincere ed è il nuovo campione italiano. Beh, Luca sta diventando un campione di caratura sempre più internazionale, l'anno scorso ha fornito ottime prove, è stato anche per certi momenti della stagione primo in Coppa del Mondo, adesso sicuramente con Jaime Origi che oggi non è presente si gioca la leadership in Italia. Stessa sorte guadagnata da Laura Scaravonati, tricolore anche per lei. Permettimi di dire tricolore numero 35. Tricolore numero 35. Questa è un'altra concorrente che ambiva al podio, Elisa Pirker. Ovviamente al podio di giornata e non al podio tricolore, però non ce la fa, la sua prova non è buona. Chi invece sta fornendo un'ottima prova è Marina Reiner. Sì, Marina Reiner è ottima prova, ma se la prima giornata è stata tutta austriaca, la seconda, quella che riguarda il campionato italiano, se si potessero applicare gli stessi tempi, il tracciato purtroppo è diverso, vista la prova di Luca Dalla Valle con 40 e 15 in totale, non so se l'austriaco sarebbe riuscito a fare. No, in questo caso l'austriaco è finito dietro, proprio dietro perché ha sbagliato e ha impiegato 4 minuti in più. In più, infatti. Eccolo qua, la sorpresa di giornata. È una grandissima sorpresa per l'Italia della mountain bike orienteering, perché lui è Christian Galter, è giovanissimo e andare sul podio, in questo momento lui è a podio, è un risultato veramente importante. Subito dopo l'arrivo viene prelevata la carta in modo che nessun altro la possa vedere, poi ovviamente vengono riconsegnate. Piero Turra invece purtroppo, come avevamo anticipato, prova opaca. Siamo a Cimano, non l'abbiamo detto, questa prova si disputava a Cimano, sempre in Friuli. E per quanto riguarda allora il successo di Laura Scaravonati e Luca Dalla Valle, argento a Riccardo Rossetto. Esatto, e terzo, il bronzo alla sorpresa che tu hai giustamente sottolineato, quella di Christian Galter.
Beh, è stata una prova molto dura, anche perché oggi gli atleti hanno trovato il primo vero caldo di stagione, non erano abituati, soprattutto pensa ai ragazzi che vengono magari dal Trentino, dalla Valle di Primiero, abituati fino a una settimana prima ad allenarsi con la calzamaglia, oggi hanno trovato i quasi 27 gradi di San Daniele, di Cimano, di Maiano, tutti questi paesi che hanno ospitato l'orienteering oggi. E questa è la classifica, ricordiamo che Dalla Valle non è mai stato indietro, ha condotto la gara sin dall'inizio in testa. Scaravonati della Forestale 42-24, un altro tempo più che eccellente, sì, molto raffrontato bene. Proprio a qui, Dalla Valle. Qui si sta confrontando con Marina Reile, loro che sono abituate a confrontarsi su scenari anche di livello internazionale, oggi hanno voluto confrontarsi in Italia ed è sempre un momento importante questo per loro, come ti dicevo anche prima. Da sottolineare che la gara di oggi è stata resa possibile anche all'aiuto di molti volontari, Protezione Civile e tutte le associazioni del Friuli Venezia Giulia, associazioni orientistiche guidate da Mauro Nardi, che è il presidente del comitato regionale Friuli Venezia Giulia. Questo qua sulla sinistra invece è Daniele Sacchet, commissario tecnico che guida da anni con brillanti risultati la nazionale. Campionati italiani di mezza distanza di mountain bike, ascoltiamo. Laura Scaravonati, Luca Dalla Valle, i due nuovi campioni italiani middle. Laura, titolo italiano numero 35, complimenti. Grazie. Sì, oggi è andata abbastanza bene, ho fatto un errorino da un minuto all'inizio, sono partita un po' forte perché volevo raggiungere la mia compagna Milena Cipriani e quindi non ero molto lucida, un bivio, l'ho perso, ho dovuto tornare indietro, ho perso un minutino che mi è costata la vittoria assoluta della gara, però il titolo italiano c'è. Luca, anche per te è una grossa soddisfazione, ti sei vendicato dall'austriaco Haselberger. Sì, ieri è andato molto forte, oggi sono contento di averlo battuto, anche se la mia gara non è stata proprio perfetta, ma dai, oggi ci tenevo anche perché c'era in palio il titolo italiano e così, dai. Allora adesso siete reduci dalla Danimarca, prossimi impegni? Adesso faremo due settimane un po' di scarico, molleremo un po' per recuperare le energie, poi a luglio inizieremo le trasferte, dapprima andremo in Austria per dei World Ranking Event, poi in Repubblica Ceca e poi ci saranno le Coppe del Mondo in Svezia e alla fine i mondiali a agosto, che è l'appuntamento più importante. Tanti impegni vi aspettano? Le energie ci sono? Le energie ci sono, bisogna certo ricaricarsi, adesso anch'io come Luca farò un'altra settimana un po' di attività diverse per svagare un po' la mente, perché fare sempre solo bici a volte il cervello bisogna distaccare, quindi fino a fine mese farò altre attività, anche la bici ovviamente, e dalla prima settimana di giugno ricominciamo con la preparazione specifica che ci porterà a tutti questi appuntamenti, il primo dei quali importante è la Coppa del Mondo a luglio. Abbiamo sentito i vincitori, ma tra breve sentiremo anche il presidente della FISO, Mauro Gazzerro, e il responsabile federale, Giuseppe Simoni. Permettimi di dire sì. Che la tracciatrice Maria Rosa Echi dice che Turra è caduto nel tranello del tracciatore e quindi oggi è andato completamente nel pallone. E quello che stavamo dicendo prima, poi alla fine. Quindi bisogna studiare ogni minimo dettaglio, veramente, bisogna riuscire a sviluppare. Bene, questa sicuramente la prestazione dei ragazzi oggi è stata più che soddisfacente. Mi riferisco in particolare a Luca Dalla Valle, che ha dimostrato, pur con qualche incertezza, di essere veramente vicino al top della forma. Benissimo anche Riccardo Rossetto, giovane e promettente, che finalmente ha trovato un weekend di gare all'altezza delle sue capacità fisiche e tecniche, anche su gare tra l'altro che avevano una componente tecnica veramente notevole e interessante. Ma di sicuro comunque bei percorsi, ben delineati e ben preparati. Un plauso quindi all'organizzazione tutta e speriamo che queste belle esperienze, che in Friuli ormai si ripetono da anni, possano andare avanti. Mauro Gazzerro, presidente sportivo, si conclude un entusiasmante due giorni in Friuli.
una splendida due giorni, Coppa Italia e campionato italiano. Iniziati nel migliore dei modi, dopo un successo in Coppa del Mondo con la nostra nazionale che si è piazzata al quinto posto in Danimarca, direi il miglior modo per iniziare. E dopo la mountain bike si torna anche alla corsa. Torniamo alla corsa già il prossimo weekend ad Asiago World Ranking Events e poi campionato del mondo dal 5 al 12 luglio ad Asiago, Asiago Lavarone, attenzione, siamo al centro del mondo. Campionato del mondo è l'evento clou della stagione. Sì. Allora siamo ai saluti. Pietro, a te la parola per la chiusura. Beh, sicuramente è stato un weekend intenso dove gli azzurri hanno potuto testarsi a fondo, dove abbiamo conosciuto meglio la mountain bike orienteering. Io credo che gli azzurri hanno dato veramente il meglio di sé e io spero che vi possiate avvicinare a questo sport. Io intanto ti ringrazio perché sei stato gentilissimo. È gentilissimo tu e ci auguriamo che gli azzurri possano ben figurare ai prossimi mondiali che si svolgeranno, come detto, in Italia. Io ringrazio Maurizio Piergentili per la parte tecnica, ovviamente Pietro Ilarietti per il commento, voi tutti per averci seguito. Alla prossima!